In questa puntata, i ricordi calcistici dello stadio Azteca nel 1970. Le piramidi di Teotihuacan. I ragazzi di Molenbeek e i morti del Bataclan di Parigi. A Città del Messico c'è stata la partita più bella del secolo, così è chiamata, è il partito del secolo, allo stadio Azteca. Lo abbiamo visitato, rivisitato, per rivivere quella grande giornata di calcio. A Città del Messico molti ricordi dell'Italia calcistica. Mezzo secolo fa, più o meno, l'Italia del pallone qui sfiorò il titolo mondiale con i ragazzi di Valcareggi che arrivarono in finale col Brasile, perdendola. Qui, tra le frittelle e gli abiti della moda italiana, se ne ricordano ancora di quei giorni. Era il 1970. E allo stadio Azteca di Città del Messico si giocò il partito del siglo Italia-Germania, che gli azzurri vinsero per 4-3. Una targa ricorda quell'indimenticabile evento. Fu protagonista la nazionale di Ferruccio Valcareggi. C'erano capitan Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola, Gianni Rivera, Gigi Riva. Tornare in quello stadio monumentale dove esiste ancora la statua del tifoso che ricorda come l'erba sacra del campo di gioco una giornata indimenticabile per il nostro calcio è stato un pellegrinaggio doveroso. Ma l'Azteca è un monumento sportivo in cui si disputarono, caso unico, due campionati del mondo. L'altro nel 1986 lo vinse l'Argentina di Diego Armando Maradona. Naturalmente, esaurito il calcio, torniamo alle nostre antichità andando a Teotihuacan, cioè vicino Città del Messico c'è un grande complesso archeologico. Vediamo un po'. Attraversando l'immensa capitale, fra un mare di gente, tanto folklore e palazzi storici, andando verso nord, si incontra un Messico più genuino, più turistico, dove potrete incontrare antichi guerrieri pronti a dirvi per una piccola mancia. Hola, soy un azteca. E bastano queste esibizioni nei ristoranti turistici per capire perché tutto qui parla del passato. Andando a Tula, molto indietro nel tempo, incontrammo le colonne degli Atlantidi, guerrieri di un mondo che non c'è più. Suggestivo poi il sito archeologico di Teotihuacan, di 83 chilometri quadrati, che era la città degli dei. Qui essi progettarono la creazione dell'uomo. Si adorava Quetzalcoatl, il serpente piumato, e il dio della pioggia. Quando visitammo per la prima volta la piramide del sole, alta 65 metri, andare in vetta per ammirare il panorama del sito fu un'impresa faticosa ma appagante. Come vedere da lontano la piramide della luna di fronte. Fra le due costruzioni la via dei morti, che dava un'idea della grandiosità di Teotihuacan, città che forse nei momenti di maggior splendore accoglieva più di 200.000 abitanti.
solare, vero? Ah, la grande. La piramide del Sole da questa posizione mostra tutta la sua imponente struttura e il complesso è molto valorizzato. Siamo a oltre 2000 metri di altezza e la Via dei Morti era lunga più di 2 chilometri e larga 45 metri. Un vasto incendio e la siccità nelle varie epoche provocarono il declino di Teotihuacan, che era stata al centro del potere religioso e politico del Messico. L'agave era una pianta importante per la vita quotidiana degli abitanti di Teotihuacan. È possibile vederne molte nella zona vicina al complesso. Una guida ci ha spiegato che con l'agave i Maya e gli Aztechi facevano liquori e la carta per scrivere. Aquí vamos a obtener también un primer papel. Il primer papiro. Inoltre, le punte servivano per fare le frecce e gli strumenti per la caccia e la pesca. Insomma, gli antichi abitanti di Teotihuacan si industriavano in tante maniere e sfruttavano molto anche l'ossidiana per costruire oggetti d'arte. Solo i gatti dormivano beatamente. Per la curiosità, questa volta siamo andati a Bruxelles, esattamente a Molenbeek, il quartiere dove convivono arabi e persone di altre etnie. Ci siamo andati in un giorno particolare. Faccio vedere la roba. Una coincidenza per nulla simpatica ci è capitata in occasione di una trasferta con la nazionale in Belgio, il 13 novembre 2015. Ci portarono a visitare il quartiere di Molenbeek a Bruxelles, un esempio di integrazione degli arabi con la comunità locale. In effetti, nello stadio Getals vedemmo ragazzi arabi perfettamente a loro agio nel vivaio calcistico intitolato al famoso allenatore. Alle partite, nei weekend, i genitori di diverse etnie assistevano insieme alle partitelle, parlando di calcio e non solo. Dopo la parte sportiva, tutti si ritrovavano nella sezione ricreativa del club per parlare dei problemi dei loro figli e prendere un caffè. Era il 13 novembre 2015, abbiamo detto, e nella notte a Parigi ci furono gli attentati al Bataclan con 128 morti. Gli autori di quelle esplosioni venivano proprio da Molenbeek, scrisse Le Monde. La perla più antica del mondo è stata scoperta ad Abu Dhabi. Risale a un'epoca tra il 5006 e il 5008 avanti Cristo. È stata trovata nell'isola di Marawa. Il Dipartimento Cultura e Turismo ha annunciato che la perla verrà esposta sino al 18 febbraio al Louvre di Abu Dhabi. Nell'approfondimento vedrete altri particolari di Teotihuacan e altre cose interessanti. Arrivederci da Franco Zuccherano.